però. Posto. Amici sportivi, appassionati di calcio, ben ritrovati. Scusate il fiatone, ho dovuto fare una rincorsa naturalmente per prendere le formazioni qui al campo sportivo Saletti di Nembro. Le distanze sono ragguardevoli. E allora eccomi qua pronto a commentare assieme a voi questa partita valida per l'accesso agli ottavi di finale del Trofeo Cassera 2015-2016. Di fronte la formazione della Nembrese Calcio, stiamo parlando della categoria allievi della federazione, della Nembrese Calcio, schierata da sinistra a destra per quanto riguarda appunto questo primo tempo con la completa tenuta azzurra. Opposta alla formazione della Bergamo Longolo con la maglia verde e calzoncini gialli. Dunque vediamo subito, questa è la quarta partita del torneo, naturalmente è una sfida diretta, chi perde è fuori, chi invece vince va avanti negli ottavi di finale, dunque nei primi otto della squadra, o nei primi 16 se preferite, questi sono i sedicesimi. Allora vi do subito le formazioni per dovere di ospitalità, la formazione in maglia verde, visto che siamo a Nembro, dunque la squadra di casa è proprio la formazione in maglia azzurra, la formazione in maglia verde, intanto attenzione, vediamo subito questo attacco della Nembrese con questo pallone trascinato oltre la linea di fondo campo. Dicevo, il Bergamo Longolo che schiera con il numero 1 Salazzara, il 2 Cortinovis, il 3 Corna, il 4 Masserini, il 5 Dezza, il 6 Rovetta, il 7 Quadri, l'8 è Flores, con il 9 Manzi, 10 è Poli, con l'11 Rampinelli, l'allenatore è Fabio Cortinovis, in panchina col 12 Chiara Antano, col 13 Baggi, 14 è Pancenco, con il 15 Bolla, il 16 Colombo, il 17 Giustranti. Attenzione ancora in area, la Nembrese che ha iniziato davvero alla grande e cerca questo tentativo di giravolta, non ci riesce, allora si distende in avanti la formazione del Bergamo Longolo qui sulla sinistra con questo pallone manovrato da Poli, prosegue nell'azione Rampinelli, in velocità se ne va Rampinelli, arriva però in chiusura il capitano della Nembrese che tra l'altro riesce a far carambolare il pallone sui piedi di un avversario. E dunque l'azione termina e ci sarà la rimessa da fondo campo. Vi do la formazione intanto della Nembrese che schiera con il numero 1 Del Prato, col 2 Stefanetti, col 3 Bonassoli, col 4 Mazzola, il 5 Azzola, il 6 Schiena, il 7 Alberto Carrara, l'8 è Nugi Arlind, con il 9 Rondi, il 10 Schiena, l'11 Pezzoli, l'allenatore è Domenico Bonassoli, con il 13 in panchina porta Occioni, con il 14 Alessandro Carrara, con il 15 Bonalumi, con il 16 Patelli, il 17 Cortinovis, il 18 Sala e col 19 Corna. La direzione dell'incontro affidata al signor Matteo Longaretti, naturalmente di Bergamo. Siamo nei minuti iniziali dell'incontro, dunque partita che deve ancora naturalmente trovare il proprio gioco. Intanto io finisco i dettagli della formazione, c'è qualche caso di omonimia che vi citerò fra pochissimo, abbastanza normale, i cognomi sono tipicamente quelli bergamaschi, Bergamo Longolo e Nembro non sono poi così distanti. Intanto attenzione, vediamo il tocco in avanti, anzi laterale di Schiena, poi questo passaggio filtrante, il pallone che viene controllato e viene proseguito poi dal numero 4 Masserini verso il proprio compagno Rampinelli, retropassaggio e Poli che manovra, lo cede, il pallone a Corna, fa partire un lancio sulla destra dove però non c'è nessun compagno, allora parte il disimpegno, ancora il tentativo di Mazzola, quasi omonimia fra i due, Mazzola con il numero 4, Azzola con il 5, c'è un fallo del numero 4, calcio di punizione già battuto, si distende la Bergamo Longolo con questa penetrazione, però interviene bene la difesa, pallone che termina nonostante l'intervento quasi disperato di Pezzoli. Questo è il
Tornate in cima, vedete che questo è questo. Mi scusi, ma lo state trasmettendo in streaming? No, 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 signora. Stiamo registrando, sì. Ma poi lo mettete... Tanto attenzione, dopo, mi scusi. Attenzione, intanto il pallone fra i piedi di Alberto Carrara, cambia gioco verso schiena, poi il pallone sulla sinistra, parte il tentativo dalla lunga distanza da parte di Pezzoli, pallone colpito col collo pieno di sinistro, si alza direttamente a fondo campo. Sì. Tanto attenzione, si riparte con questo pallone giocato ancora da Mazzola, poi in profondità, bello il tocco, l'apertura verso Alberto Carrara, conclusione dalla distanza, leggermente defilato per la sua conclusione, il pallone però termina a fondo campo, dunque sicuramente la Nembrese sta manovrando di più rispetto agli avversari. Ancora in attacco questa volta il Longolo con questa incursione sulla sinistra da parte di Corna, va però a chiudere e il disimpegno è perfetto da parte del difensore della Nembrese, che poi cerca di alimentare l'azione con questo tocco sempre per il numero 4 Mazzola, che poi va a ricevere, è un peperino questo numero 4 e gioca a tutto campo, parte il rilancio del difensore centrale Azzola, pallone conquistato però dai giocatori in maglia verde, dunque lo ripropongono in avanti dove però c'è subito questo pallone rilanciato in profondità dove però ancora Pezzoli non riesce a mantenerlo all'interno del rettangolo di gioco. Vi ricordo si gioca qui al campo località Saletti di Nembro, dove gioca la Nembrese, dove gioca anche la Gavarnese, anzi no, la Gavarnese per la verità gioca sul proprio campo, qui gioca solo la Nembrese per essere precisi, anche se noi quest'anno abbiamo ripreso la partita della Gavarnese contro la Pradalunghese proprio su questo campo. Comunque siamo in località Saletti dove c'è questo splendido impianto, uno degli impianti più belli senza nulla togliere agli altri della Val Seriana, contornato da una pista di atletica a sette corsie, ma soprattutto anche con quelli che sono i servizi importanti per quanto riguarda appunto gli impianti sportivi. Conclusione da parte di Corna, il pallone alto sopra la trasversale che non impensierisce il portiere del Prato, che per il momento non è stato assolutamente chiamato in causa. Allora intanto vediamo un po' la disamina dei giocatori, qui siamo nell'anno 99-2000 per quanto riguarda l'anno di età dei giocatori inseriti nella categoria allievi, infatti qui sono 15 sedicenni più sedicenni che quindicenni, tanto è vero che per quanto riguarda il Bergamo Longolo c'è solo un giocatore che è del 2000, tutti gli altri sono del 99. Intanto però prosegue ancora Bergamo Longolo con questo pallone conquistato da Rampinelli, sono in due sulla fascia laterale destra, il pallone arriva a Quadri, lo mantiene all'interno del rettangolo ma va subito a chiudere con tempestiva puntualità il numero 3 Bonassoli, che riesce a ribattere in fallo laterale, alimenta l'azione dopo la rimessa a Masserini, questo pallone di difficile controllo quasi al limite del fallo laterale, infatti la palla è terminata fuori però dopo un tocco da parte del numero 3 ancora Bonassoli per la rimessa in gioco, anzi del numero 11 Pezzoli in area, attenzione, è libero, può andare a concludere, il tocco dietro per la conclusione alta da parte di Masserini, pallone che termina ancora altissimo sopra la trasversale della porta di Del Prato. La giornata è piuttosto nuvolosa, credo che
fra poco verranno accesi, credo non ci vorrà molto prima di vedere accendersi i fari, l'illuminazione artificiale, proprio perché, ripeto, già siamo all'antivigilia di Natale e dobbiamo dire che la scelta dell'orario alle 16 del pomeriggio non è certamente proficua. Intanto attenzione, vediamo pallone centrale, bello il tocco, c'è un contrasto, la palla che resta in area ma viene allontanata, alimentata l'azione da parte di Stefanetti, però si allunga troppo il pallone, vigila attentamente Dezza e lascia terminare la sfera in fallo a fondo campo. Dunque nulla di fatto nemmeno in questa azione. Si riparte, siamo già nella zona centrale con questo tentativo in avanti, poi una sventagliata di sinistro, pallone che viene servito proprio sui piedi di Poli, che però non è felice nell'aggancio. Allora Nembrese ancora cerca questa penetrazione con il centravanti Rondi, fermato però nella sua azione. Prosegue ancora la formazione del Bergamo Longolo, questo retropassaggio per Rampinelli, parte il lancio a cercare di scavalcare il centrocampo, è Flores che riesce a eludere un compagno, poi di esterno destro va a lanciare il proprio compagno Quadri, va ancora alla chiusura, molto puntuale Bonassoli che riesce a ribattere di nuovo in fallo laterale. Subito rimesso in gioco il pallone, vediamo difesa molto alta da parte della formazione del Bergamo Longuelo. Intanto c'è questo colpo di testa, palla che viene controllata da Lorenzo Masserini, poi il tocco verso il compagno Cortinovis, ecco un altro caso di omonimia, Marco Cortinovis, mentre il Cortinovis della Nembrese di nome fa Matteo. Si riparte ancora con la Nembrese che cerca l'impostazione dalle retrovie, pallone che viene controllato da Rondi, un retropassaggio, è buono il servizio, cerca di far salire Stefanetti, sbaglia il tocco Stefanetti e allora riparte ancora Poli, l'uomo d'ordine a centrocampo del Bergamo Longuelo che amministra, poi il bella chiusura e ancora questo pallone in profondità, ancora con la palla che viene alzata e controllata, poi ci mette il piedone il sinistro Pezzoli, lancio in avanti Dezza che controlla, poi va al tentativo di rinvio, pallone che termina direttamente in fallo laterale all'altezza poco oltre la panchina dove siede il mister Alessandro, il mister Fabio Cortinovis della Bergamo Longuelo. Si gioca prevalentemente a centrocampo, non c'è grande sintonia per quanto riguarda gli attacchi, naturalmente le due squadre si devono anche studiare, anche se magari si incontrano, io adesso questo non lo so se già si sono incontrati nel campionato o se so che la Nembrese milita nel campionato allievi regionali, dunque, e non so se Bergamo Longuelo c'è, attenzione ancora incursione sulla destra, va in profondità, la velocità è buona e c'è questo pallone toccato forse un po' troppo diciamo profondo e poi su di lui la chiusura del difensore della Nembrese che evita, e si trattava sempre di Bonassoli, ragazzo di prestanza fisica non indifferente da quello che posso vedere qui dal campo. Colpo di testa intanto di Azzola, poi il pallone giocato in avanti ancora da Masserini, palla all'interno dell'area di rigore dove Del Prato raccoglie credo uno dei suoi primi palloni sul comunque innocuo, senza nessun problema per lui, il suo rinvio, ancora il colpo di testa di Masserini che sembra essere assolutamente il padrone del centrocampo, adesso vediamo la palla giocata da Harlin De Nugi, ancora in avanti, vediamo il tocco di schiena verso il numero 4 Mazzola sulla sinistra, parte il cross profondo e forse si è sganciato un po' troppo in avanti Alberto Carrara, ha scelto male diciamo così la posizione, fosse rimasto senza fare i due passi il pallone gli sarebbe caduto fra i piedi, avrebbe avuto sicuramente più opportunità per calciare a rete.
Tanto ancora c'è un fallo nella zona centrale, diamo un'occhiata al cronometro, siamo esattamente al 15° minuto nel corso del primo tempo, il risultato è ancora fermo sullo 0-0, pallone invitante in area, arriva però col piedone destro, corna allontana e poi però ripropone ancora in avanti la formazione di Nembro, perde però il tackle, lo riconquista, il pallone sui piedi adesso di Alberto Carrara, cerca il passaggio, attenzione in area, si allunga troppo il pallone, era stato bravo Harlin Denugi a toccare il pallone verso Stefanetti che se l'è allungato troppo, guadagna però la formazione di Nembro il primo calcio d'angolo della partita dopo esattamente 16 minuti di gioco, sale a battere dalla destra Alberto Carrara. Devo dire che tutti questi ragazzi hanno una buona prestanza fisica, guardarli bene, parte il cross direttamente oltre la linea di fondo campo. Tanto attenzione ancora a Nembrese con questo pallone, bello l'inserimento, attenzione no, qui sbaglia clamorosamente Rondi, aveva fatto tutto bene bruciando sul tempo il difensore centrale della formazione della Bergamo Longolo, poi è andato a cercare un tiro a scavalcare il portiere in uscita, ma la sua, chiamiamola palombella, non è stata esattamente precisa, viene avanti ancora, sembra aver acquistato più fiducia adesso la Nembrese con questo pallone girato da schiena ancora verso Alberto Carrara e poi centrale ancora il passaggio di ritorno ma va in chiusura e chiude lo specchio dell'azione Rampinelli e dunque il pallone termina a fondo campo. Nembrese che adesso, e siamo quasi al 18°, sembra avere acquisito un po' più, 17:40 per la verità, sembra aver acquisito un po' più di convinzione, perlomeno sta attaccando con più intensità rispetto ai primi minuti. Ancora il tentativo di Carrara però non è riuscito e allora il colpo di testa da parte di Mazzola mette in movimento Fernandez Flores che poi va a toccare il pallone a Masserini, il tocco in avanti di Masserini, gli restituiscono il pallone, se lo allunga troppo poi c'è un contatto, sicuramente c'era un fallo, l'arbitro dà la regola del vantaggio, allora il tentativo di Vittorio Rampinelli, ma però deve fare i conti con l'arcigna difesa del capitano della formazione, si tratta del numero 5 Azzola, capitano della formazione Ivan Azzola. Tanto c'è un uomo a terra, si tratta di Matteo Poli, si rialza Poli, dunque l'arbitro che è il signor Matteo Longaretti, vi dicevo. Molto giovane pure lui, lascia correre naturalmente sportivamente i giocatori del Bergamo Longolo, restituiscono il pallone per far ripartire l'azione dall'area di rigore da parte della formazione di casa, schiena sulla sinistra verso il proprio compagno Bonassoli, in avanti il pallone per Rondi, attenzione, anzi il numero 8 esattamente Nugi Harlind, il tocco in avanti ma c'è la chiusura puntuale di Sebastiano Dezza per la palla che termina in fallo laterale. Tanto ancora il pallone, interviene la difesa, riesce a rinviare, pallone però troppo lungo, una rovesciata volante da parte del numero 2 Stefanetti, pallone controllato ancora da Nembrese che adesso addirittura sposta tutti i suoi effettivi all'interno della metà campo avversaria, c'è un contatto, intanto resta a terra ma si continua a giocare, adesso interviene, conquista il pallone Masserini e tocca la sfera in fallo laterale permettendo ai sanitari, chiamiamoli così, i massaggiatori della formazione della Nembrese di entrare sul terreno di gioco. Restituito il pallone, si riparte con il rinvio del portiere
Mattias Salazar, pallone conquistato dai giocatori dell'Embrese, ancora con questo tocco verso Stefanetti, da Stefanetti a Carrara, centrale il suo suggerimento, la palla arriva in qualche modo a Rondi che preferisce invece di proseguire e servire il proprio compagno, si accentra, parte la conclusione dalla lunga distanza, pallone innocuo fra le braccia di Salazar. Tanto palla che termina in fallo laterale per la rimessa in gioco a favore della formazione sempre in maglia azzurra e come vi dicevo in effetti dopo esattamente 20 minuti di gioco si accendono i riflettori del campo sportivo Saletti di Nembro dove c'è questo bellissimo impianto anche perché le ombre della sera cominciavano davvero a rendere meno efficace la visione non tanto per la telecamera ma soprattutto anche per i ragazzi che sono interessati qui sul terreno di gioco. Riparte il Bergamo Longolo per un perdita di pallone quasi ingenuo, attenzione Rampinelli cede dietro, c'è una trattenuta da parte di Rampinelli nei confronti di Alberto Carrara, distinguibilissimo dagli altri giocatori per un paio di scarpette bianco-rosa, come del resto le ha anche il numero 8, attenzione, fa tutto da solo, parte la sua conclusione, Arlind Nuji, sua conclusione alta sopra la trasversale, ha fatto tutto bene, poteva servire il pallone anche a Rondi, sia dicevo Alberto Carrara che il numero 8 Nuji o Nuji se preferite, poi ma è sicuro avrò sbagliato la pronuncia, chiedo scusa naturalmente a lui per primo. Ha tentato una soluzione, dicevo che i due hanno distinguibili per appunto queste scarpette bianco-rosa. Bello l'intervento difensivo da parte di Michele Stefanetti, pallone controllato di testa da Schiena, Michele Schiena, attenzione perché ce ne sono due di Schiena, il numero 6 Mattia e il numero 10 Michele nelle file della Nembrese. Manovra adesso il numero 9 Simone Rondi che poi preferisce lanciare, arriva a sostegno dell'azione Bonassoli ma è in ritardo, attenzione 2 contro 2, parte il contropiede del Bergamo Longolo un po' in ritardo, la difesa della Nembrese che comunque riesce a sventare la minaccia e a liberare la propria area di rigore, riparte ancora Stefanetti che ha ricevuto questo pallone, la palla verso Rondi, anzi ancora Nuji, da questi a Rondi, Rondi avanza, vediamo, è lontano però dallo specchio, va a servire ancora Carrara, Carrara che lascia scorrere abbastanza, attenzione, bello l'inserimento da parte del centravanti Simone Rondi, suo colpo di testa non troppo lontano, anche se non nemmeno troppo vicino, diciamo, dal palo di destra per noi che guardiamo, quello di sinistra della porta difesa da Mattia Salazar. Dunque Nembrese ancora pericolosa, però Nembrese che è stata colta nella azione precedente un po' scoperta in difesa, anche se è riuscita comunque in 2 contro 2 a chiudere l'azione degli avversari. Adesso il capitano che manovra, si tratta di Ivan Azzola, il suo lancio, pallone in profondità, va a chiudere Rovetta, Michele Rovetta, non si capisce col proprio portiere, qualche incomprensione, ha preferito servire sulla destra Rovetta, il portiere Salazar che ha comunque avuto il tempo di recuperare, piuttosto stretta la marcatura sul numero 11 Rampinelli che ha dato dimostrazione di saperci fare, smista il pallone nella zona centrale, sbaglia il controllo, adesso è Carrara, il colpo di testa non è efficace, arriva ancora a recuperare il pallone Masserini, poi il sostegno nell'azione da parte di Rovetta, poi ancora il numero 10, palla al piede, esce da una, si tratta di Poli, da una districata e difficile situazione, va a servire sulla destra il proprio compagno ed è il numero 8 Flores, funambolico il suo dribbling a rientrare, poi non riesce però a dare profondità all'azione, allora riparte ancora la formazione di casa con questo pallone un po' troppo lungo per tutti, si impegna nella rincorsa Rondi, però numero 8 Nuji, però il portiere
Salazar lo evita e dunque riesce a mandare in avanti, dove però il disimpegno di Marco Cortinovis non è precisissimo, anche in seconda battuta invece lo è, e allora il pallone arriva poi dopo il tocco di Poli a Rampinelli, che cerca la profondità sulla sinistra, viene fermato da Michele Stefanetti. E poi attenzione, Alberto Carrara, c'è un fallo. Giusto il fischio del signor Longaretti, che fischia poco, però in questo frangente ha avuto diciamo così, l'occhio giusto per anche a redarguire soltanto verbalmente il giocatore, il difensore della formazione del Bergamo Longuelo. La rimessa in gioco in profondità ancora per Rampinelli, buono il suo destro a servire il centravanti Manzi. Manzi, che finora ha avuto davvero poche occasioni di mettersi in mostra, un giocatore velocissimo da quello che abbiamo visto. Intanto riparte il rinvio, però terminato in fallo laterale all'altezza quasi della linea centrale del campo, qualche metro oltre nella metà campo della Nembrese. Rimessa in gioco. Un'occhiata al nostro cronometro per dirvi che siamo al 26esimo minuto dall'inizio della partita, sempre 0-0. Intanto il pallone conquistato, bello ancora il gioco da parte di Flores, Fernandez Flores, il rinvio però della difesa, tempestivo anche in questa occasione, parte un pallone in profondità, ma la Bergamo Longuelo abbastanza coperto in difesa, è dunque difficile sorprenderlo. Qui in qualche modo la palla arriva dopo questo tocco non preciso ma fortunoso da parte di Carlo Mazzola, arriva ai giocatori della Nembrese, che però la perdono subito, devono subire questa incursione di Quadri sulla destra. Si lamenta per una trattenuta, l'arbitro non ha fischiato, esce palla al piede ancora la difesa della Nembrese con questo tocco di Michele Schena. Attenzione, pallone che arriva ad Alberto Carrara, vediamo il dribbling a rientrare, non c'è nessuno a sostenere l'azione sulla sinistra, si gioca per vie centrali, Carrara, conclusione da lontano, il pallone termina abbondantemente a fondo campo, nulla di fatto. Sembra quasi che le due squadre si temano. Tanto ancora la palla è buona, posizione regolare per la conclusione. Cerca di trovare lo specchio lontano, questa volta Harlind Nugi, ma la sua conclusione termina a fondo campo. Forse poteva sfruttare anche la sua velocità cercando di accentrarsi un po' prima di andare a colpire, ma non è riuscito nel suo intento. Il rinvio di Salazar, pallone colpito centrale, lo conquista però Schena, lo gioca sulla sinistra dove cerca di ripartire Andrea Pezzoli. Il tocco verso Mazzola da questi ancora a Schena, è libero e riceve, però anzi non riceve perché il pallone termina in fallo laterale, l'intento era quello di servire Michele Stefanetti, palla in out per la rimessa in gioco da parte del numero 3 Corna, che trova un compagno, lo scambio fra i due, poi il tocco centrale verso l'uomo d'ordine Matteo Poli, vediamo il tocco verso il centravanti Manzi, non riesce a manovrare, il pallone deviato termina in fallo laterale per la rimessa in gioco a favore del Bergamo Longuelo. Sente il colpo di tacco non riuscito Alessandro Quadri, cerca di ripartire la Nembrese, ma è chiusa la formazione in maglia verde, non permette ai giocatori in maglia azzurra di offendere nella propria metà campo. Si riparte ancora con questo pallone giocato nella metà campo, vediamo, è buono il dribbling anche se pericoloso da parte del capitano Sebastiano Dezza, palla in profondità, l'intervento Rampinelli che in seconda battuta riconquista il pallone, poi lo gioca verso Quadri, ancora Rampinelli e c'è la pronta chiusura questa volta da parte credo il numero 6 Mattia Schena, senza che non permette a Rampinelli di effettuare il cross come forse era sua intenzione. La rimessa in gioco sul filo dell'out, sbaglia il controllo questa volta Quadri e dunque regala il pallone agli avversari. Intanto un'occhiata dietro per dire che il pubblico è discretamente numeroso a seguire questa
partita fra l'Anembrese e il Bergamo Longolo, vi ricordo sedicesimi di finale per quanto riguarda il trofeo Casera, vi ricordo un trofeo ambitissimo che si disputa da tantissimi anni anche per la categoria allievi, dunque un bel biglietto da visita per chi riesce a portare a termine. Questo è il primo tiro, forse non era nemmeno nello specchio della porta, se così lo vogliamo chiamare, che però non impensierisce assolutamente Michele Del Prato. Dicevo, un trofeo che sicuramente piace alle società, anche perché hanno l'opportunità di confrontarsi e mantenersi allenate anche durante quelle che possono essere chiamate le pause del campionato. Ancora il pallone verso Alberto Carrara, ha spazio, entra in area, posizione defilata, va in tackle scivolato in chiusura puntuale, resta a terra Alberto Carrara, ma dobbiamo dire che l'intervento del difensore, e si tratta del numero 6 Michele Rovetta, è stato pulitissimo, un tackle scivolato con Alberto Carrara che non è, e questo credo l'abbiate potuto vedere tutti, sicuramente un fulmine, ma col pallone fra i piedi è sempre pericoloso. Resta a terra Carrara quando è scoccato il 31esimo minuto di gioco nel corso del primo tempo e il risultato è sempre di 0-0. Dunque Carrara ha bisogno e necessita del massaggiatore Pietro Bosatelli, vi ricordo che in panchina c'è anche il dirigente dell'Anembrese, il dirigente accompagnatore Mario Alborghetti, mentre il segnaline della formazione appunto di Nembro è Luigi Rondi. Segnaline naturalmente l'arbitro della federazione, stiamo parlando della federazione della FIGC, anche se siamo nella categoria allievi. Tanto parte il rinvio corto, qualche rischio, il dribbling però è, infatti vedete, il primo riuscito, il secondo anche con qualche difficoltà, rientra sul pallone Quadri, cerca di rilanciare in avanti la palla conquistata da Flores che manovra. E poi vediamo il calcio di punizione, intanto Sebastiano Lezza, il pallone che si alza dopo un bel colpo di testa e allora riparte ancora Bergamo Longolo, bello questo inserimento, però sbaglia il tackle e allora riparte Alberto Carrara, il tocco verso Arlin De Nugi, ancora l'1-2, ancora l'inserimento da parte di Nugi, va al cross, chiusura puntuale da parte della difesa del Bergamo Longolo, arriva il secondo tiro dalla bandierina a favore della formazione in maglia azzurra, in completa tenuta azzurra. Sale per la battuta Alberto Carrara che sembra non aver ancora ripreso dopo l'infortunio di qualche istante fa. Vediamo la posizione, un solo uomo in area, tutti gli altri fuori, adesso la rincorsa c'è sul secondo palo, è bello il pallone, difficile però riuscire in una rovesciata che sicuramente poteva essere pericolosa, e poi c'è stato il fallo di mano nella tre quarti campo e dunque l'arbitro interviene, uno dei suoi rari fischi, dobbiamo dire anche che le due squadre sono correttissime, veramente pochi falli, tanto agonismo, tanta corsa, ma assolutamente anche tanta correttezza, questo è quello che ci fa più piacere. Tanto riparte ancora con questo taglio dal centro alla destra e poi ancora in profondità il pallone per Michele Stefanetti che va a un tentativo di conclusione un po' velleitario, peccato perché aveva guadagnato buono spazio sulla destra, la sua conclusione che smorzata termina fra le braccia del portiere Mattia Salazar. Il rinvio di questi, pallone a campanile, la difesa interviene, poi libera, poi Stefanetti che in qualche modo riesce a difendere il pallone, su di lui c'è anche il fallo commesso da Rampinelli, Vittorio Rampinelli che si dispera un po'. L'arbitro interviene, assegna il calcio di punizione, già battuto il capitano Azzola,
che scambia con il proprio compagno, bello il tocco di schiena ancora in avanti e qui c'è un fallo, forse qui l'arbitro poteva intervenire, l'arbitro ha lasciato correre, sicuramente l'intervento c'è stato ai danni di Arlind Nuji. Poi ancora il pallone manovrato e rinviato in avanti da Marco Cortinovis sulla destra, dove tenta lo scatto inutilmente però Quadri, la palla era già terminata in out per la rimessa in gioco già effettuata, tocco a seguire, bello da parte di Carlo Mazzola, palla però difesa ancora dal Cortinovis che riesce a far intervenire il proprio portiere e con un po' di, diciamo così, aplomb, se lo vogliamo chiamare, Salazar per poco non consegna il pallone sui piedi del centravanti. Allora riparte ancora con questa incursione, bella questa volta la palla centrale per la conclusione e il gol, azione manovrata e c'è il gol, conclusione manovrata davvero in maniera eccelsa e dunque l'Anembrese passa in vantaggio per una rete a zero. Adesso vi so dire chi è il realizzatore. Il ragazzo forse non è il più piccolo, ma è il secondo più piccolo, eccolo che va a essere anche complimentato da un dirigente probabilmente. Dunque l'Anembrese, siamo con il minuto al 35esimo abbondante, si tratta del numero 9, il centravanti Simone Rondi. Trentacinquesimo del primo tempo, anzi adesso 36esimo in questo preciso istante. 1-0 per l'Anembrese per il gol di Michele Rondi, una bella azione manovrata, tre passaggi precisi con Rondi appena dentro l'area, abile a calciare sul palo di destra della porta difesa da Mattia Salazar che ha tentato il tuffo ma non c'è arrivato. E dunque vantaggio, riparte ancora l'Anembrese, adesso c'è qualche varco in più, vediamo, può andare al cross, eccolo, un po' troppo lungo, arriva a sostegno ancora il numero 7 Carrara, cerca il cross ribattuto e poi il disimpegno della difesa, ma è in anticipo ancora la formazione con Carrara, Azzola chiedo scusa, che poi va ancora a controllare questo pallone, qualche difficoltà nel disimpegno, lo trova. Bergamo Longolo rientra in possesso della sfera, adesso manovra con Corna. Il lancio di Corna verso il numero 7 che si è accentrato Quadri, però non c'è nessun problema per la difesa azzurra che riesce a far pervenire il pallone al proprio portiere del Prato che lo tocca verso Bonassoli. Il lancio di Bonassoli non è riuscito nell'intento, però poi Bonassoli stesso rientra in possesso del pallone e allora si distende ancora Anembrese, cambia gioco da quest'altra parte, un po' arretrato il pallone per Carrara che comunque riesce a mantenerlo all'interno del rettangolo di gioco e poi il tocco verso schiena, schiena ancora centrale per Mazzola, retropassaggio di Mazzola, ancora il passaggio filtrante verso Stefanetti che è un ragazzo che ama sganciarsi nonostante sia e abbia sulla maglia il numero 2 ma sia un difensore ma preferisce appunto e probabilmente ha anche licenza di poterlo fare, sganciarsi spesso e sovente a ridosso dell'area avversaria. Intanto c'è questo lancio in avanti, nessun problema per la difesa che interviene, sbaglia però il tentativo e allora riparte la formazione maglia verde con questo pallone difeso, c'è un fallo giusto nei confronti di Manzi, fallo commesso da Mattia Schena, calcio di punizione, siamo una decina di metri, forse qualcosa in più oltre la linea centrale del campo con il calcio di punizione affidato al numero 3, si tratta di Stefano Corna, arcigno questo difensore, già in un paio di occasioni ha avuto modo di distinguersi in recuperi. Corna sul pallone, tutta la Bergamo Longuelo nella metà campo avversaria tranne il portiere Salazar, anzi anche oltre il cerchio di centrocampo, parte, attenzione Corna, il pallone dentro l'area, il colpo di testa difensivo del numero 3 Bonassoli e la palla che termina in calcio d'angolo per il primo tiro dalla bandierina.
a favore della formazione in maglia verde, pantaloncini gialli. Lo va a battere con Quadri, Alessandro Quadri. Parte il cross sul secondo palo, esce il portiere di pugno, riesce a allontanare ma il pallone arriva ancora a Quadri, giustamente l'arbitro si era un po' attardato presso la bandierina Quadri e l'arbitro naturalmente, visto che il pallone è arrivato proprio a lui, l'ha colto in completa posizione di fuorigioco, più che giusta mi pare. E siamo esattamente al 40esimo quando si riparte, vi ricordo 1-0 a favore della formazione di casa, il gol realizzato da Simone Rondi esattamente 5 minuti fa al 35esimo, pallone riconquistato da Pezzoli che lo lancia in avanti, poi però l'intervento difensivo da parte di Marco Cortinovis, il pallone ancora giocato in avanti da Cortinovis però fuori misura, termina in fallo laterale per la rimessa in gioco all'altezza quasi della linea centrale del campo, battuta, poi interviene Quadri, colpo di testa, poi ancora il pallone che arriva, ancora Nugi, Nugi che con il pallone fra i piedi è sicuramente bravo, anche se spesso e sovente dovrebbe o perlomeno cercare di passarlo un po' più costantemente, l'azione che sfuma poi con questo passaggio e arriva con un minuto, mi ero dimenticato di dirvelo che i tempi sono di 40 minuti per ogni frazione di gioco, e arriva il fischio del signor Matteo Longaretti. E dunque il primo tempo finisce con questo risultato, Nembrese 1, Longuello 0, proprio per il gol di cui vi ho raccontato poco fa, realizzato da Simone Rondi al 35esimo. Adesso c'è qualche attimo di pausa, ce la prendiamo anche noi, magari un bel tè caldo anche se non fa freddo freddo, però l'orario è abbastanza pungente, dicevo ce la prendiamo anche noi e ci risentiamo fra poco per la telecronaca del secondo tempo. Sono tornate sul terreno di gioco, amici appassionati di calcio giovanile, le formazioni della Nembrese e del Bergamo Longuello. Ci sono alcune sostituzioni, allora ho visto che sta per entrare il numero 14 nelle file della Nembrese, adesso siccome non abbiamo il supporto vediamo, esce il numero 10 nella Nembrese ed entra il numero 14, individuare... Che cosa sta segnalando il collaboratore di Domenico Benassoli è un po' un problema, ho visto il numero 10, mi pare sicuramente è uscito, è entrato il numero 14, è un'altra sostituzione, mentre nelle file del Bergamo Longuello mi pare che siano in campo ancora gli stessi giocatori, vi sarò più preciso fra qualche istante, mentre l'arbitro sta aspettando ancora qualche momento, eccolo qua il... L'avvio, 40 minuti di tempo per recuperare per la formazione allenata da Fabio Cortinovis, altri 40 minuti di speranze invece per la squadra allenata da Domenico Bonassoli per accedere agli ottavi di finale del trofeo Cassera. Vi ricordo che tra le altre cose mi dicevano che per quanto riguarda il campionato regionale la formazione della Nembrese è in testa al proprio campionato della categoria naturalmente, questo sta a dimostrare anche la valenza e la capacità di questi ragazzi nelle partite che normalmente giocano durante il campionato. Comunque ribadiamo e cerchiamo di capire effettivamente quali sono le variazioni. Vediamo, intanto ho visto il numero 14 Pancenco, Alessandro Carrara, questo l'ho visto entrare. Tanto si gioca ancora a centrocampo, vediamo questo pallone manovrato ancora i giocatori del Longuello, fanno fatica però a uscire dalla metà campo e qui perdono il pallone, sale Andrea Pezzoli, centrale, passaggio per Rondi, troppo corto, intuisce tutto comunque con tempestività il difensore centrale della formazione del Bergamo Longuello che cerca di stendersi in avanti, Rampinelli, il suggerimento verso il proprio compagno e si tratta di Flores, pallone toccato ancora centralmente, ancora
ancora Flores che si è sganciato bene, posizione regolare sulla destra, va al cross, bello, e c'è l'uscita del portiere Michele Del Prato con anche un briciolo di coraggio, se vogliamo, uscito proprio su un pallone che era stato buttato nella mischia lì all'altezza del dischetto del rigore. Riparte la Nembrese con questo pallone troppo lungo per l'inserimento da parte di Nui sulla destra. Allora, mi pare di non vedere più in campo, oltre al numero 10, anche il numero 7, vale a dire Alberto Carrara, perlomeno sto valutando, perché in questo mi aiuta un po' l'altezza di Alberto Carrara, sicuramente distinguibile anche per questo, ma un po' anche per, vi dicevo, le scarpette bianche e rosa, e ce n'è solo uno in campo con quelle, vale a dire che è il numero Arlind Nui, che poi mi hanno detto che la pronuncia giusta è Nui e non Nugi, come l'ho sempre chiamato. Dunque non c'è più Alberto Carrara, probabilmente, vi dicevo, di vederlo sofferente dopo quel contrasto che c'è stato, e allora Domenico Bonassoli non ha voluto rischiarlo. Mentre è uscito anche il numero 10 Michele Schena, col numero 14 abbiamo visto Alessandro Carrara, adesso devo decifrare qual è l'altro giocatore che è entrato. Attenzione, mentre il pallone al limite dell'area non è gestito bene dai giocatori del Longolo, si distende in avanti ancora la formazione del Longolo, fermata però nella propria azione, ancora altro disimpegno, e riparte questa volta ancora Matteo Poli in profondità, può andare al cross, pallone mantenuto all'interno del campo, cerca il dribbling, non lo trova, si tratta del numero 7 Quadri, tutto regolare per il signor Longaretti, parte il lancio, il colpo di tacco a mantenere il pallone in campo da parte di lui. Poi ancora la formazione in maglia verde in avanti, altro lancio però fuori misura. Riparte ancora la Nembrese, che adesso però un pochettino chiusa a ridosso della propria tre quarti campo, e dunque non ha molto spazio in avanti lui, come del resto avevamo visto. Ancora questo pallone vagante, lo mette giù come consuetudine Carlo Mazzola, poi riparte il lancio in profondità, esce e con un briciolo forse di ritardo Salazar riesce comunque ad anticipare tutti e poi a cercare l'impostazione, pallone contratto ancora dal numero 4 Mazzola, si riparte, bello l'anticipo questa volta a chiudere da parte di Mattia Bonassoli, che poi avanza, bello anche il suggerimento, attenzione dentro l'area, c'è e l'arbitro che non interviene questa volta. Questa volta dobbiamo dire assolutamente ci è sembrato che il fallo ci fosse, l'arbitro non se l'è sentita di assegnare un calcio di rigore che ci è parso evidentissimo, ripeto, siamo abbastanza lontani, poi nonostante siano accesi tutti i proiettori qui dal campo sportivo Saletti di Nembro, dobbiamo dire che le ombre della sera ci attanagliano e sicuramente ci preoccupano anche un po', l'arbitro che... Sicuramente il fallo c'è stato nei confronti di Salazar, l'arbitro prima aveva lasciato correre, poi fischiato, e resta a terra il portiere Mattia Salazar. Mentre vediamo il massaggiatore della formazione del Longuelo assistere il proprio portiere. Massimo Baggi è l'altro tecnico, non so se è anche il massaggiatore, qui sapete che i ruoli, questi livelli. Si rialza Salazar, dunque può riprendere il suo ruolo, mentre diamo un'occhiata al cronometro, siamo al settimo minuto del secondo tempo, vi ricordo 40 minuti per ogni frazione di gioco, la rimessa in gioco è a favore della Nembrese, la effettua subito sulla destra, pallone controllato
E c'è la profondità con questo lancio preciso, altro intervento, questa volta non così, ci è parso diciamo falloso rispetto al precedente, l'arbitro non interviene nemmeno in questo caso, questa volta dobbiamo dire che ha ragione, tanto ancora un pallone giocato dietro a Salazar, parte il suo rinvio in profondità o perlomeno oltre la parte centrale del terreno di gioco, dove lascia terminare Mattia Bonassoli il pallone in fallo laterale, in retropassaggio verso il capitano Ivan Azzola, il portiere del Prato, che smista ancora e riprende a giocare, a costruire l'azione dalla propria linea difensiva, la formazione di Nembro, che adesso con l'autore del gol Rondi lancia in maniera perentoria con Nui, che arriva con un briciolo di ritardo. Buono però l'intervento in chiusura da parte del difensore centrale, si tratta esattamente del numero 5 Sebastiano Dezza, il capitano. Rimessa in gioco a favore dell'Ungolo, buono il gioco aereo da parte di Masserini, perde però poi il pallone, allora l'1-2 con la deviazione, ancora il capitano Dezza in chiusura, questa volta non riesce nel disimpegno, va in tackle scivolato e guadagna la rimessa a proprio favore, secondo quanto segnalato dal direttore di gara. Riparte intanto, attenzione ancora, è libero Nui, tergiversa un po', poi va a colpire! E il gol del 2-0, e il gol del 2-0 a realizzarlo è stato proprio Harlind Nui, siamo al decimo minuto. ...2-0 e dunque la Nembrese mette una seria ipoteca sul passaggio agli ottavi di finale con questa buona azione conclusa con un preciso raso terra da parte di Harlind Nui, che non si è fatto pregare, essendo libero dopo il suo controllo a scaricare il precisissimo destro nell'angolino alla destra del portiere Salazar. Ancora Nembrese in avanti con Nui che perde il controllo del pallone e allora cerca di far ripartire la propria squadra Rampinelli, pallone in profondità, vediamo l'azione, ancora il tentativo, fermata però l'azione, riarriva ancora Martinelli che a mio modo di vedere, ecco noi adesso Martinelli in possesso del pallone, prima era il numero 10 Poli, è andato alla conclusione smorzata, palla che arriva tranquillamente fra le mani dell'estremo difensore Michele Del Prato. Tanto parte il rinvio, si gioca nella zona centrale del campo, questo tocco da parte di Bonassoli, arriva al rinvio perentorio senza pensarci due volte. Poi l'arbitro interviene, pallone che era terminato in fallo laterale. Adesso si può ripartire mentre c'è stato un cambio nelle file, è uscito il numero 11 Martinelli nelle file del Bergamo Longolo, abbiamo visto qui entrare sul terreno di gioco Colombo con il numero 16, i numeri sono un po' più distinguibili sulle maglie dei giocatori del Bergamo Longolo, maglie scure, numeri chiari e chiaramente più facile leggerli. Maglie scure, verde scuro, però qualche comprensione in più. E intanto c'è il calcio di punizione a 3 metri circa
lontano, 4 metri lontano dal vertice dell'area di rigore di sinistra, va a battere Mattia Bonassoli, due uomini in barriera, ci sarà il cross di sinistro in area per Bonassoli, parte, eccolo lì il tocco, la girata di testa da parte del numero 10 mi pare, attenzione, pallone a Colombella, ma il portiere Salazar si erge a baluardo della propria porta e riesce ad abbrancare il pallone in presa alta. Tanto un retropassaggio verso Del Prato che non vuole correre dei rischi, forse il disimpegno poteva essere migliore, riesce comunque a mantenere il pallone in campo. Lontanissimo dalla nostra postazione il giocatore, sicuramente non sono riuscito a vedere il numero sulla maglia, perdonatemi, io questi ragazzi li vedo all'opera per la prima volta e dunque sicuramente ogni tanto qualche errore, e l'avrete capito, c'è stato e chiedo la vostra comprensione per questo. Bello ancora il lancio, Coranui scivola questa volta dentro l'area sul piede d'appoggio e dunque sfuma l'azione, riparte con questo lancio e da parte di Matteo Poli verso Colombo, pallone che però non raggiunge il nuovo entrato e adesso il pallone lo difende Flores, l'uno contro uno, Flores è piccolo ma come vedete si muove bene con il pallone fra i piedi, cerca il lancio verso Poli, arriva il disimpegno del difensore centrale e il pallone, si tratta del capitano comunque Ivan Azzola, il pallone termina in fallo laterale all'altezza linea centrale del campo, il colpo di testa, palla a seguire da parte di Pezzoli, l'1-2, bello ancora il tocco verso lui, in qualche modo fa arrivare il pallone al numero 14, si tratta di Alessandro Carrara che però non riesce a portarselo avanti, riparte ancora la formazione di Nembro, viene chiusa però con un perentorio intervento difensivo in fallo laterale. E c'è un altro cambio, entra, è difficile, entra il numero 13, quello mi è parso di averlo visto, si tratta di Baggi, non so però chi è uscito dal terreno di gioco, voi prendete con beneficio di inventario quando il numero 2, numero 3, sì, numero 3, è uscito il numero 3 Stefano Corna ed è entrato col numero 13 Baggi, del resto numeri bassi di solito di chi è in panchina sono destinati chi ha lo stesso ruolo in campo. Attenzione, bello l'1-2, ancora una bella azione con la conclusione di Alessandro Carrara, smorzata e deviata in calcio d'angolo per quello che è il terzo tiro totale, il primo del secondo tempo, dalla bandierina a favore della formazione che conduce per 2-0. Ribadiamo, al 35esimo del primo tempo il gol di Simone Rondi, al 10° del secondo il 2-0 di Harlin De Nui. Dalla bandierina destra, mentre c'è ancora il gioco fermo, è rimasto a terra un giocatore del Bergamo Longuelo, mentre noi ne approfittiamo per dare un'occhiata al cronometro, siamo al 16esimo e a terra Marco Cortinovis, 16esimo, 15:40 per la precisione, nel corso del secondo tempo, risultato dicevo 2-0 a favore della squadra di casa. Abbiamo anche l'opportunità di dare un'occhiata all'immenso traffico che scorre sulla superstrada, chiamiamola così. Superstrada che fiancheggia per quasi tutto il tratto il campo sportivo. Intanto attenzione, pallone di Rondi, la palla però arriva ancora a posizione di fuorigioco, segnalata con un po' di ritardo da parte di Matteo Longaretti, il direttore dell'incontro, giovanissimo peraltro, una piccola, diciamo così, pecca sul suo operato, quel calcio di rigore che ai più è sembrato abbastanza vistoso, palese in area, però sicuramente noi giudichiamo dalla tribuna, lui è giudicato dal campo e magari ha visto certamente meglio di noi. Tanto c'è il rimessa, un pallone a Colombella, batti e ribatti, la palla arriva nella zona centrale, la riconquista Nui, poi fa partire il lancio sulla destra troppo in profondità.
non può rincorrerlo, mi pare che sia Alessandro Carrara. Dunque adesso abbiamo a noi uscito Alberto ed è Alessandro Carrara l'unico Carrara rimasto in campo, e un altro Carrara, Mirko, che è qui vicino alla nostra postazione, tra l'altro figlio del nostro Roberto Carrara, che ha collaborato con la nostra emittente per diversi anni, è in panchina, anzi in panchina, in tribuna, in quanto non diciamo sta poco bene, insomma ha dei problemi fisici, e allora non può essere, può essere schierato. Lui è il secondo portiere, anzi il portiere assieme a Michele Del Prato, perché si alternano i due. Tanto riparte ancora, ormai la Nembrese è assoluta padrona del campo, conclusione, e c'è il gol del 3-0 realizzato da Andrea Pezzoli. Andrea Pezzoli dalla distanza trova l'angolino. Qui dobbiamo dire che qualche responsabilità ce l'ha anche il portiere, sicuramente un po' si è buttato in ritardo, siamo al 18°. Del secondo tempo il gol di Andrea Pezzoli per il 3-0, che ormai credo abbia scritto, entra intanto il numero 15 Bolla nelle file del Longuelo, abbia scritto la parola, oserei dire, fine a quello che può essere il risultato dell'incontro. Poi vedremo se naturalmente, però da quello che ci è parso di vedere la difesa del Nembrese è molto solida, non ha lasciato, davvero ha lasciato pochissime opportunità agli avversari per avvicinare la rete, e credo che sia altrettanto difficile possa riuscire a farlo in questi restanti 21 minuti di gioco. Tra le altre cose dovrebbe avvicinare o perlomeno tentare la via del gol per ben 3 volte, quantomeno per impattare. Insomma, 3-0 è sicuramente rassicurante, e questo ce lo dice anche l'intensità del gioco proposto dai ragazzi allenati da Domenico Bonassoli. Domenico Bonassoli capace anche di suggerire anche varianti di gioco molto belle. Eccole un'altra, attenzione ancora, bello centrale per la conclusione, ribattuta, e un altro gol, e questa volta a realizzarlo è il numero 2, il gol di Stefanetti, Michele Stefanetti, e siamo al 20°. Gol del 4-0, comincia a diventare un po' troppo pesante il risultato, sicuramente non possiamo che confermare quanto di buono abbiamo detto finora per quanto riguarda la formazione in maglia azzurra, sottoposta soltanto nei primi 5 minuti a una partenza guardinga dove appunto c'è stato un certo equilibrio in campo grazie anche alla verve dei giocatori del Bergamo Longolo, che poi via via si sono spenti proprio per la capacità e realizzativa ma soprattutto difensiva da parte, e anche in fase di costruzione da parte dei giocatori della Nembrese. 4-0, partita credo che non possa avere più nessuna storia, ci prova comunque Bergamo Longuelo per onorare la presenza, magari riuscendo a ottenere un golletto che potrebbe, non dico riaprire la contesa, ma sicuramente dare nuova morale alla propria formazione. Poli cerca il suggerimento in avanti, troppo lungo, pallone che si spegne a fondo campo nella zona recintata, come potete vedere dalle immagini della nostra Emi Moretti, recintata la zona dove c'è il lancio del disco e del martello per quanto riguarda lo sport dell'atletica, che normalmente si svolge qui al campo sportivo Saletti, dove opera intensamente l'atletica Saletti di Nembro. Tanto altri cambi, due addirittura, a dimostrazione che sono molti i cambi che si possono operare. È entrato il
numero 9, l'autore del, è uscito il numero 9, l'autore del primo gol, Simone Rondi, è entrato col numero 17, Marco Cortinovis, nelle file della formazione di casa. Alcune sostituzioni, anche un paio di sostituzioni per quanto riguarda la Bergamo Longuelo. Vediamo in campo anche il numero 15, Bolla. Bello ancora, e adesso ripeto, solo una squadra in campo, l'abbiamo vista, mentre cerca la penetrazione Alessandro Carrara. Portiere Salazar, finta contro finta che corre qualche rischio, ancora un disimpegno troppo elaborato, perdono il pallone in zona di impostazione, lo riconquistano quelli in maglia verde e poi lo giocano in avanti dove Bolla riesce a manovrarlo, lo gioca centralmente verso Flores, cambia gioco Flores dalla parte opposta dove però la difesa nembrese è puntuale. Adesso attenzione a Pancenko, Pancenko che gioca sulla sinistra verso un proprio compagno, va in profondità, cerca la soluzione, non la trova per la guardia, poi riesce a liberarsi, parte il cross, bello per il tentativo al volo da parte di Flores, non era facile e infatti non riesce a trovare il contatto, l'impatto con il pallone, riparte ancora Nui con questo pallone in profondità, riconquistano i difensori questa palla e cercano di giocarla in avanti, ma ancora una volta il numero 14 Alessandro Carrara alla meglio cerca anch'esso di andarsene sulla fascia, fermato con questo intervento difensivo, palla in out e andiamo a dare un'occhiata mentre c'è pronto un altro cambio, esce il numero 11 nelle file della Nembrese e si tratta di Andrea Pezzoli ed entra il numero, non l'ho visto, chiedo scusa, forse dovrebbe essere il numero 18 Andrea Sala, dovrebbe uscire, anzi senza dubbio esce Andrea Pezzoli col numero 15, dovrebbe entrare il numero 18 Andrea Sala, se non ha visto male la nostra Emi Moretti che ha la vista molto più lunga della mia, distinguibilissimo per le sue scarpette rosse, sì è il numero 18, eccolo lì, allora Andrea Sala al posto di Andrea Patelli, Pezzoli chiedo scusa, intanto il pallone a Palombella finisce fra le braccia dell'estremo difensore Mattia Salazar che va al rinvio di sinistro, pallone che spiove oltre la linea centrale del campo, un buon pallone da gestire per i ragazzi del Longuelo che però non riescono a farlo e allora riparte ancora con questo bello intervento centrale, ancora Alessandro Carrara, il tocco verso Nui che è ancora in campo e poi va al suggerimento ancora dalla destra. Si tratta del numero, non vedo, il numero 15, forse Bonalumi, non vedo, è difficile, numeri da lontano, davvero non subito facile da leggere. Tanto ancora un pallone centrale conquistato ancora dal numero 14 che avanza centrale, bello il lancio, il tocco ancora per la conclusione da parte del numero 16. 18 era, questo è il 18, numero 18 Andrea Sala, conclusione ribattuta in calcio d'angolo ed è il quarto tiro complessivo dalla bandierina a favore della Nembrese, uno solo ne ha battuto Bergamo Longuelo, dalla bandierina destra, sì il numero 18 con le scarpe rosse, parte il cross centrale, Salazar si fa sfuggire il pallone, poi contro cross, respinge sulla linea di porta un difensore, ma è ancora la Nembrese a proporre l'azione, si disinteressa del gioco per evitare il fuorigioco, l'arbitro però lo segnala lo stesso e qui era stato molto molto intelligente il numero 3 Mattia Bonassoli che aveva lasciato scorrere senza intervenire il pallone in quanto sapeva di essere in fuorigioco, l'arbitro però l'ha fischiato lo stesso, l'ha fischiato prima, comunque nulla di fatto, ormai ripeto la partita vive solo di sussulti tra l'altro tutti a favore della formazione di casa, siamo al 26 e 40 di gioco con il risultato saldamente in mano ai ragazzi allenati da Domenico Bonassoli che adesso usufruiscono del terzo tiro dalla bandierina del secondo tempo, quinto in totale, lo va a battere Mattia Bonassoli che dovrebbe essere il figlio di Domenico se non vado errato, parte
il suo sinistro, pallone allontanato dalla difesa, Flores lo manovra, cerca il lancio in profondità ma arriva puntuale in chiusura la difesa della Nembrese, che allontana, resta a terra un giocatore, c'è un altro cambio ancora nella Nembrese, esce il capitano Ivan Azzola ed entra con esce Azzola, ho visto il numero 5 mi è parso, no? Vediamo, sì, esce Azzola ed entra il numero 13 Mattia Occioni. Ormai a risultato acquisito Domenico Bonassoli dà spazio a tutti i suoi effettivi, dobbiamo dire una bella squadrettina sicuramente, una squadra che ha fatto vedere delle buonissime cose sia in fase di impostazione che in fase di realizzazione, senza peraltro non mancare di citare anche la difesa che si è comportata egregiamente perlomeno in questa partita, visto che ha concesso davvero pochissimi palloni buoni ai centravanti del Bergamo Longolo. Retropassaggio per Salazar, ancora un brivido, pallone che è lì a metà strada, nessuno che interviene, poi riesce a distendersi, cerca di farlo, Bolla non aggancia però il suggerimento del suo compagno Colombo, palla in out per la rimessa in gioco da parte di Bonassoli verso, eccolo qua, il tocco in avanti di Andrea Sala, non trova nessun compagno, allora si distende Pancenko, in avanti il suo suggerimento, interviene il ripiegamento difensivo da parte del numero 6 Mattia Schena. Mattia Schena che va ancora ad impostare una nuova azione, quasi instancabili i giocatori, e adesso è Sala, Sala che stringe al centro, poi il suggerisce verso Alessandro Carrara, Alessandro Carrara sulla destra dove c'è un altro suo compagno, vediamo in tentativo di dai e vai, come si dice, 1-2 se preferite, ancora un pallone, si gioca sullo stretto, marcature chiuse, dunque non c'è spazio per la Nembrese che adesso subisce la velocità da parte del Bergamo Longolo, con questo bel passaggio c'è in posizione regolare il giocatore del Bergamo Longolo, l'arbitro lascia giocare, palla che però è terminata in fallo laterale, rimessa in gioco effettuata ancora in avanti, adesso interviene Pancenko, un lungagnone questo ragazzo, di chiaramente di origine come del resto il cognome ci suggerisce, anche perché di nome si chiama Dimitro Pancenko, tanto portiere del Prato, il suo disimpegno senza correre rischi, anche se il giocatore della Nembrese è marcato, fa carambolare il pallone sul corpo di un avversario che termina in fallo laterale. Trentesimo, 10 al termine, 4-0 il risultato, risultato che naturalmente avvicina sempre di più, ma credo che su questo non ci siano dubbi, se non la conferma, la formazione allenata da Bonassoli l'avvicina a quella che è il passaggio agli ottavi di finale, un po' corto il pallone per il numero 8, si tratta di Nui che comunque ringrazia il compagno, bello l'anticipo di testa, pallone in profondità poi a parte di Pancenko verso il numero 9 Manzi, mi pare, va ancora, attenzione a suggerire, a ricevere il pallone, no, è Flores, credo, sì, era Flores che è andato a suggerire, poi il pallone ancora vicino al vertice dell'area sulla sinistra, parte il cross, tiro cross verso la porta di Del Prato che termina a fondo campo senza peraltro impensierire il numero 1. Ancora un cambio, ancora nelle file della Nembrese, vediamo, non vedo niente assolutamente. Non posso tirare a indovinare, esce Bonassoli, questo mi è parso di vedere. Esce, credo sia uscito Bonassoli, sì,
Sì, è uscito Bonassoli anche perché la sua altezza mi permetteva di distinguerlo. È entrato questo ragazzo che adesso è qui vicino alla nostra postazione. Si tratta del numero... numero ce l'ha sulla maglia? Numero senza maglia, senza numero, perciò non so chi possa essere. Dovrebbe essere Corna, dunque, da quello che mi dicono, Alessandro Corna, che nella distinta il numero 19 sulla maglia non ce l'ha. Comunque ci fidiamo dai suggerimenti che mi vengono dati dagli spettatori che sono qui vicino alla nostra postazione. Eccolo a toccare il suo primo pallone. Subisce anche il fallo commesso nei suoi confronti da Bolla. Calcio di punizione, siamo vicini alla zona centrale del campo. Siamo al 33esimo quasi, altro cambio. In pratica tutti coloro che sono in panchina. Esce Harlind Nui, questo ragazzo autore del secondo gol, e con il numero 8 nelle file del Nembrese, mentre vediamo che c'è anche Giustranti nelle file del Bergamo Longo, l'è entrato poc'anzi durante il giro delle sostituzioni. E adesso vediamo di capire chi è entrato al posto di Nui lì davanti. Altro giocatore non di elevata statura e va a prendere posizione al posto di Nui, dunque sicuramente giocatore offensivo. Nui che dopo l'uscita dal campo di Simone Rondi praticamente aveva assunto il ruolo di centravanti puro. Tanto seguiamo questa azione con Giustranti che mette un po' in apprensione il numero 2 Stefanetti, che riesce a mantenere il possesso del pallone. E adesso Mazzola tocca il suo primo pallone, il nuovo entrato, e si tratta del numero 15 Bonalumi, che va a disturbare il disimpegno dell'avversario, però l'ultimo a toccare è proprio lui e dunque la palla termina in fondo campo. Tanto si alza un venticello niente male qui sulle tribune coperte del campo sportivo comunale di via Saletti, qui in località Saletti di Nembro. Le ombre della sera ormai hanno coperto tutto quello che era il panorama di cui si poteva godere. Siamo al 34esimo, sono le 17:25 circa di questa antivigilia di Natale, dove in maniera un po', diciamo così, particolare si sta giocando questo 16esimo di finale fra la Nembrese e il Bergamo Longolo per quanto riguarda il trofeo Cassera 2015-2016. Si gioca ancora, è ancora la Nembrese, ancora che cerca di portare avanti questo pallone, lo fa con Alessandro Carrara. Ancora l'1-2 in area, esce il portiere Salazar, anticipa tutti. E dunque azione che sfuma fra le braccia dell'estremo difensore, ma la Nembrese riconquista subito il pallone, lo rigioca in avanti Occioni, mi pare. Poi ancora sulla destra, dove forse c'è un intervento falloso, l'arbitro lo vede e assegna la ripresa del gioco con un calcio di punizione vicinissimo alla linea verticale dell'area di rigore della porta della Bergamo Longolo. Calcio di punizione, difficile adesso darvi una cronaca con i nomi completi dopo tutte queste sostituzioni, chi ha assunto un ruolo da questa parte, chi dall'altra. Comunque cercheremo di farlo per questi restanti minuti. Parte il cross, raso terra dentro l'area, cerca la deviazione, mi pare sia il numero 17.
Matteo Cortinovis, senza esito, ma è ancora l'Anembrese a riproporre di nuovo il cross, ancora pallone rinviato alla difesa, ancora l'Anembrese che manovra, ancora con Cortinovis, palla conquistata, l'uno contro uno, pallone, un retropassaggio verso Alessandro Carrara al limite dell'area, poi penetrazione dentro l'area in due a chiudere la strada al giocatore forsera Matteo Cortinovis. E dunque era Alessandro Carrara prima, non Cortinovis, chiedo scusa, sbagliato il cognome. Tanto retropassaggio, ormai hanno deposto le armi quelli del Bergamo Longuelo, siamo a 3 minuti dalla conclusione della partita, 4-0 il risultato. Vediamo ancora Pancenko, anzi no, è Bolla che cerca il disturbo, poi Stefanetti, uno dei pochi rimasti in campo, diciamo così, che va al disimpegno molto ordinato. Sala perde il tackle, è stato giù Stranti a rubargli il pallone, ma una deviazione fa pervenire la palla ancora. Attenzione, l'ultimo entrato Alessandro Corna aveva l'opportunità di andare a calciare, perde l'attimo propizio, guadagna però quello che è il sesto calcio d'angolo dell'incontro, uno solo ne ha battuto il Bergamo Longuelo. 6-1 il conto dei corner, ma è anche 4-0 il risultato. Parte il bello il cross dentro l'area da parte di Andrea Sala, pallone allontanato, Sala che rientra dal fuorigioco, lo fa e poi, anzi no, l'arbitro fischia il fuorigioco, ma a mio modo di vedere Sala aveva avuto tutto il tempo di rientrare. Calcio di punizione, colpo di testa, bellissima la chiusura, bello anche il tocco, forse un po' troppo lungo questo pallone da parte di Bonalumi, e infatti la palla arriva all'estremo difensore Matias Salazar, che lascia salire un po' i suoi, che per la verità salgono veramente poco, adesso ormai le loro energie sono terminate, del resto il punteggio peraltro pesante sì, ma completamente, la partita si è svolta in pratica solo nella metà campo e dunque non c'è stata una grandissima partita. Attenzione, qui non si aspettava questo regalo Alessandro Corna, poi può ripartire il Bergamo Longuelo con questo pallone verso Bolla, troppo in profondità, l'azione sfuma, tra l'altro c'era anche Giustranti pronto a intervenire. E allora siamo al 39esimo, è tempo di disamina dell'incontro, già lo stavo facendo quando ho detto che la partita praticamente, tolti forse i primi 10 minuti, si è svolta a una porta sola o perlomeno in una sola metà campo. E i primi 10 minuti un certo equilibrio con il Bergamo Longuelo che ci ha creduto senza mai impensierire il portiere del Prato, e poi è arrivato però soltanto dopo 35 minuti di gioco il primo gol per l'Anembrese, quello di Simone Rondi. Quindi il termine dei primi 40 di gioco, il risultato era proprio di 1-0. Al rientro degli spogliatoi dopo 10 minuti il raddoppio, dopo un paio di occasioni un rigore a mio modo di vedere abbastanza netto non dato dal signor Longaretti, il gol del 2-0 realizzato da Arlin De Nugi. Poi al 18esimo il terzo gol è stato Andrea Pezzoli a realizzarlo, e quindi Michele Stefanetti per il 4-0 realizzato al 20esimo. 4-0 che è ancora il risultato del che il campo sta sancendo, dunque un risultato che tutto a favore della formazione di Domenico Bonassoli, che dunque va direttamente agli ottavi di finale da quello che mi hanno suggerito. Adesso ci sarà la pausa, attenzione, intanto Bolla riesce a rubare il tempo al suo avversario che è pronto nel recupero, e si tratta di Andrea Sala che va a toccare in fallo laterale, forse lo poteva gestire, pensava di essere seguito ancora da Bolla e allora è andato a toccare il pallone in out. La rimessa in gioco, Giustranti, il tocco dietro, ancora Bolla, il cross verso il limite dell'area, pallone toccato fuori da Masserini,
ha giocato bene i primi 10 minuti Lorenzo Masserini, poi si è un pochettino spento. E adesso riparte ancora la Nembrese, l'arbitro lascia giocare anche se il mio cronometro dice 1 minuto e mezzo oltre il tempo regolamentare. Certo, infatti Emi Moretti molto attenta a queste segnalazioni, sono stati tante sostituzioni, soprattutto anche 3 o 4 interventi da parte dei massaggiatori sul terreno di gioco e 3-4 minuti di recupero ci possono stare sicuramente. Si riparte, il calcio di punizione è battuto, l'intervento difensivo di testa senza nessuno scampo per l'attacco del Bergamo Lungolo, rimessa in gioco ancora e poi ancora un pallone scodelato, attenzione, troppo lungo per Bolla, portiere del Prato esce, anticipa tutti, mette giù il pallone per Sala, perde il pallone Sala e infatti è ancora Bolla che va dentro l'area e forse poteva calciare, qui è chiuso molto bene dal capitano, neo capitano, che si tratta di Schena, che ha ricevuto la fascia da quando è uscito Ivan Azzola. Ancora l'intervento, hanno sempre la meglio nella zona centrale del campo, difficile che possano perdere il pallone. E adesso Alessandro Corna, vediamo il tocco sbagliato in avanti, insiste nell'azione ma non riesce a raggiungere la sfera Bonalumi e l'azione sfuma, mi pare che sia Bonalumi con il numero 15, esatto, si tratta di Cristian Bonalumi, palla in fallo laterale. 3 minuti e mezzo oltre il tempo regolamentare, l'arbitro lascia giocare ancora, tempi di recupero abbondanti ci possono stare come dicevamo e si può ripartire, forse c'era un fallo, si è lamentato Masserini, ancora pallone in profondità, capitan Dezza sventaglia in avanti, il pallone conquistato da Flores che però lo perde, lo riconquistano quelli del Bergamo Longuolo, cercano una penetrazione ancora verso Bolla che ha fatto tanto movimento, ma c'era la copertura di Sala, Andrea Sala, e dunque l'azione sfuma nel pallone in fallo laterale. 4 minuti oltre il tempo regolamentare, l'arbitro lascia giocare ancora, c'è una piccola scaramuccia a metà campo, l'arbitro ligio al regolamento, guarda ancora il cronometro, lascia giocare ancora. E adesso arriva il triplice fischio di chiusura, vince la Nembrese 4-0 contro il Bergamo Longuolo, non c'è stata la storia per questa partita, attenzione intanto si prendono, attenzione c'è qualche scaramuccia in campo, questa è una cosa che mai avremmo voluto vedere, qui, e qui c'è stato qualche scaramuccia con, è andato un giocatore del Bergamo Longuolo, ancora espulso a partita terminata, però questo ragazzino merita, adesso attenzione l'arbitro, peccato perché era stata, avevo detto, una partita correttissima, probabilmente qualche parola di troppo. E qui ha perso la calma questo ragazzo, che non so nemmeno chi sia, adesso si è tolto la maglia e abbandona il terreno di gioco. Peccato, peccato, al di là del risultato, il nervosismo che il risultato possa aver, diciamo così, accentuato, non fa mai piacere a nessuno perdere, però questo gesto fuori misura, credo che Bonassoli avrà qualcosa da dire al suo ragazzo, Bonassoli che sicuramente è un allenatore molto preciso e puntuale in questo, ci tiene anche a quella che possiamo chiamare etica professionale e un gesto del genere lo dobbiamo davvero dimenticare, o perlomeno non lo dobbiamo dimenticare, ma ci deve far riflettere sul quello che è il gioco del calcio oggi, nervosismo a tutti i livelli, anche se sicuramente qualche offesa da parte del giocatore del Bergamo Longuolo ci sarà stata, ma la reazione del giocatore della Nembrese è stata veramente eccessiva. Concludiamo qui dunque, ribadiamo ancora il risultato, Nembrese 4
Bergamo Longo allo 0 e questo è il risultato che il campo ha sancito. Peccato il sipario conclusivo che non ci è assolutamente piaciuto. Bene, con questo è tutto, ringraziamo Emi Moretti per le sue immagini, tutti voi che avete avuto la bontà di seguirci. Diamo il più cordiale buonasera e a questo punto, visto che la partita andrà in onda dopo Natale, non mi resta che augurarvi un buon 2016. A presto, di nuovo saremo ancora con voi. Grazie e a risentirci.
Ringrazio io, non è la membrana.
ha trovato un gruppo di ragazzi già preparati negli anni precedenti e parlando a pari, andando per guadagnarsi minuti in campo. Ha giocato, ha avuto poco spazio, diciamo, all'andata, spero nel ritorno si vede più in salvo. Ringrazio tutti, ragazzi, comunque mi hanno integrato subito. Si allena quasi sempre, accetta la tribuna, la panchina. Grande Colla! Mi piace molto il gruppo, anche se ho giocato poco. Umberto. Spero di rifarmi l'anno prossimo, impegnandomi sempre di più. Però ragazzi, tecnicamente non ha niente da invidiare ai più famosi titolari qua. Il suo problema qual è? Si allena poco. Poi allenandosi poco con me gioca poco, anche se ha qualità che in campo, quando va in campo, vedi che non è inferiore a nessuno, perciò io l'ho già detto a lui, abbiamo discusso anche oggi di spogliatoi, però risolviamo. Per giocare in questa squadra bisogna allenarsi e mettersi la pari degli altri. Solo allenandoti hai diritto di giocarti il posto in squadra titolare. Adesso puoi fare io. Grazie a voce! Grazie ai compagni di squadra perché comunque è un bel gruppo. Ci stengono in panchina. Grazie ai genitori perché sono sempre presenti. A buon anno, buon Natale. Spero che avere più minuti. Bravo! Ti trasporto, giusto? Un ragazzo da Milano che gioca poco, però sa che è una squadra dove lo spazio e il tempo va sfruttato. Speriamo di trovare squadre più valide al ritorno. Ci muoverete che
è timido, conoscete meglio di me. Let's go! Massimo! Spero! Vai, vai! Oggi ti lascio la palla dopo la partita, perché dici che rompe le scatole. Sarebbe bello che parli anche tu. Oggi mi ha detto una cosa, quando è uscito, ho visto che è arrivato lì serio, mi dà la mano e gli ho detto bravo, complimenti, e mi fa, grazie mister, perché mi hai fatto giocare secondo me. Io pensavo sì, arrivasse incazzato di lui qualcosa, e dice grazie, non mi hai fatto giocare secondo me. Questo ragazzo, gioca al calcio anche con la testa, i piedi buoni, ringrazio la squadra, siamo un bel gruppo, legato da forti amicizie, e secondo me questo mi ci rende ancora più forti e ci fa... possiamo combattere contro tutti, perché appunto abbiamo questo legame tra di noi. Auguro buon Natale a tutti. Bravo! L'ho lasciato per ultimo perché io lo metto nei top player. Grande Armin, si impegna sempre e poi lo vedete anche in campo, non ha bisogno di parole. Ringrazio i genitori per essere venuti e perché ci sostengono anche se andiamo lontano a giocare, ci sono sempre. Ringrazio la squadra perché sono stato felice di far parte di questo gruppo che è unito. Ringrazio il mister che continua a svegliarmi. Ringrazio anche l'arbitro di oggi. Sì, grazie all'arbitro prima di tutto. Ma la voce cambia, va a insultarlo. Però non ci sono riuscito. Grazie, buona a tutti. E poi volevo dare un grande applauso a mio fratello che nonostante l'infortunio è quinto con sesto, no, con sei gol, e nel trofeo è primo con i gol e primo con gli assist. Ogni settimana ci fa davvero emozionare.